Amici sportivi alla visione, immagini che vi giungono dall'impianto sportivo Modestino De Cicco di Prato La Serra, 25esima giornata del campionato nazionale Under 17 Girone C. Si affrontano in questo derby campano i padroni di casa dell'Avellino e gli ospiti del Benevento. Passiamo subito alla lettura delle distinte, partiamo dalla squadra che ospita, l'Avellino che schiera Malaspina tra i pali, numero 1, 2 Caputo, 3 Rosanova, 4 Barzaghi, 5 Arcella, 6 Gargiulo, 7 Guerriero, 8 Cristiano, 9 Andreozzi, 10 Ferraro, 11 Liguori. In panchina Avella, Casale, Tozza, Bocchetti, Alvino, Tascone, Serpico, Pietroluongo, De Martino. Allenatore, signor Vincenzo Scafa. Il Benevento risponde con Bruno tra i pali, numero 1, 2 Casolare, 3 Rillo, 4 Cucurullo, 5 Capuani, 6 Aquinto, 7 Fruli, 8 Eletto, 9 Orefice, 10 Sant'Arpia, 11 Cavaliere. In panchina Volzone, De Caro, Sabatino, Andriano, Pisano, Chiacchio, Paiuca, Buona Volontà. Allena il signor Juan Manuel Landaida. Dirige il match il signor Nicola Di Giovanni, appartenente alla sezione di Caserta, coadiuvato dai signori Luigi Gargiulo di Ercolano e Giovanni Autiero, anch'egli appartenente alla sezione di Ercolano. È tutto pronto per l'inizio di questo derby. L'Avellino padrone di casa attaccherà dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi. Tenuta classica per entrambe le squadre, il completo verde per l'Avellino, il giallo-rosso per il Benevento. Controlla il cronometro il signor Di Giovanni, un gesto d'intesa con i suoi collaboratori. La tribunetta dell'impianto sportivo De Cicco di Pratola va pian piano riempiendosi. Partiti, è il Benevento a manovrare, lancio errato di Cucurullo, palla direttamente in fallo laterale. Ultimo impegno casalingo per l'Avellino, la stagione regolare volge al termine la settimana prossima, anzi il 23 di aprile, dunque dopo la pausa per le festività pasquali. Ultimo impegno di stagione regolare per i biancoverdi di Scafa in quel di Palermo, capolista del girone C. Rosanova, Liguori, portapala Liguori. Appoggia indietro per un compagno che serve poi Rosanova. Ancora dialogo con Liguori. Rientra Liguori con il destro. Porta palla il numero 11. Vince un rimpallo. Alla fine alleggerisce l'indietro per Gargiulo. Lo scatto di Ferraro. Ma è in vantaggio su di lui un avversario. Rimessa laterale per il Benevento con Casolare che rimette in gioco la sfera. Intervento falloso di Rosanova su Eletto, calcio di punizione per il Benevento, ha mancato il pallone Rosanova. Intervento pericoloso di Rosanova nello slancio ai danni dell'avversario, calcio di punizione a beneficio degli ospiti, la palla in aria, l'uscita di Malaspina che fa suo il pallone dopo il rimbalzo sul rettangolo di gioco. Altro lancio in avanti, anticipato Rosanova, prova a ripartire il Benevento con Cavaliere, gli ruba palla capitan Barzaghi, la verticalizzazione a beneficio di Ferraro, al suo fianco Rosanova, porta ancora palla Rosanova, si avvicina all'area di rigore, il filtrante a metà strada tra Guerriero e Ferraro, nessuno dei due scatta, vita facile per Bruno. Casolare, palla in fallo laterale, il lancio errato, messa con le mani in favore dei padroni di casa, manovra l'Avellino con Andreozzi che sbaglia, l'altro numero 9 Orefice prova a distendersi il Benevento, la verticalizzazione errata da parte di Cucurullo che prova a spiegarsi con i compagni, riparte l'Avellino con Arcella. Palla per Gargiulo, lo scambio ancora con Arcella, non pressa il Benevento, può ragionare il numero 5 di Mister Scafa, lancia in avanti, palla irraggiungibile per Guerriero, Bruno fa suo il pallone, il tocco ravvicinato per Capuani, l'appoggio per Iaquinto, Bruno
Accenna il pressing Andreozzi, può ripartire il Benevento con estrema facilità. Lo stop di Cavaliere, Benevento in aria, il pallone filtra e c'è la rete della formazione giallorossa, ma la rete viene annullata per fuorigioco di Orefice. 3 minuti nel corso di questo primo tempo, 0-0 tra Avellino e Benevento, annullato la rete ad Orefice. Messa laterale per la formazione giallorossa, che al primo affondo si è resa pericolosissima. Messo giù Liguori, calcio di punizione per l'Avellino. Gargiulo, Arcella, lo scatto di Guerriero in posizione regolare, non riesce però a mantenere il pallone in campo. Ci sarà rimessa dal fondo. Si sta infiammando il derby qui a Prato La Serra. Iaquinto, Frulio, Capuani, non sono proprio leggibili ad occhio nudo i numeri di maglia del Benevento, scusateci per qualche chiamata errata. Arcella, Caputo, il destro di Caputo nella metà campo avversaria, il colpo di testa di Andreozzi, palla direttamente in faro laterale, rimessa con le mani in favore del Benevento. Deve rimediare il numero 6 Iaquinto sull'errore di un compagno. La rimessa laterale è comunque a beneficio del Benevento. Si riparte da Bruno, quinto del primo tempo, 0-0 tra Avellino e Benevento, match valido per la 25esima giornata del campionato nazionale Under 17 raggruppamento C. Al terzo minuto è stata annullata una rete per fuorigioco ad Orefice del Benevento. Rimessa laterale in favore degli ospiti, è pronto Rillo a rimettere il pallone in campo, si fa incontro al pallone lo stesso Orefice, va giù il beneventano, calcio di punizione per la formazione allenata da Juan Manuel Landaida. Sistema la barriera l'estremo difensore biancoverde Malaspina. Sta per scoccare il sesto minuto della prima frazione. Folto il muro difensivo irpino. Siete del fischio del direttore di gara che giunge proprio in questo momento. La conclusione è verso la porta. E palla alta. Si ripartirà dunque da semplice rimessa dal fondo. Il calcio piazzato era stato battuto dal numero 10 Sant'Arpia. Reimposta l'Avellino con Gargiulo. Ferraro. Perde palla Andreozzi nel contrasto. Intervento ai limiti della regolarità sul numero 8 Cristiano. Lascia correre il direttore di gara. Iaquinto. Avanza Iaquinto, prova a servire d'esterno il numero 3 Rillo, assist impreciso del difensore giallorosso, rimessa con le mani ad appannaggio dei padroni di casa che sono già ripartiti. L'altro numero 6 Gargiulo, Arcella, sulla sinistra agisce Capitan Barzaghi, l'appoggio per Liguori, Gargiulo. Ancora Liguori a cercare lo scatto di Andreozzi, che è in svantaggio su Iaquinto, che deve gestire quel pallone, non lo molla Andreozzi. Alla fine il numero 6 del Benevento porta a casa la rimessa laterale. È pronto Casolare con le mani, il controllo di petto di Cucurullo, ancora Casolare, palla in avanti, il colpo di testa di Cosanova in buon anticipo su Orefice, a cui ricordiamo è stata annullata una rete al terzo minuto. Orefice, al momento del tocco sotto porta, si è ritrovato al di là di tutti.
ed è prontamente giunta la segnalazione dell'assistente di destra del signor Nicola Di Giovanni a segnalare la posizione irregolare del numero 9 giallorosso Barzaghi. Rosanova insiste maggiormente sul lato di sinistra. Lavellino fermato nell'avanzata Rosanova, ma la rimessa laterale è dei locali che restano in zona d'attacco. La battuta di Rosanova, palla in aria, il movimento di Andreozzi, calcio d'angolo per Lavellino. Primo corner della gara per la formazione di Scafa. Dalla bandierina andrà Cristiano. Si allontana però Cristiano, non sarà lui a battere. Interrompe il gioco l'arbitro a raccomandare ai contendenti un comportamento consono alle regole. Con la battuta del calcio d'angolo, palla nell'aria piccola, sfera allontanata, il controllo di Guerriero sull'altro versante. Ha provato la volée, un calciatore bianco-verde. Murata la conclusione di Liguori. Rosanova allontana. Caputo stava per farsi anticipare dall'avversario. Riparte il Benevento. Iaquinto. Si erano avventati in due sul pallone. Alla fine rimediato Rosanova per Lavellino. E ha così messo d'accordo tutti. Calcio di punizione ora per il Benevento. Iaquinto. Eccolo che riceve palla. Casolare. Serve Cavaliere che va al passaggio subitaneo per Cucurullo. Cambia il gioco il Benevento, perlomeno ci prova. Palla irraggiungibile per Rillo, rimessa laterale in favore dell'Avellino. Arcella. Lancio in avanti di Arcella. Iaquinto, l'uscita di Bruno fuori dall'area di rigore, rimessa laterale per i biancoverdi. Caputo ad andare alla battuta, all'indietro per Arcella. Di testa viene anticipato Ferraro dell'Avellino. Il Benevento avanza con Cavaliere a cercare lo scatto del numero 10 Sant'Arpia, che riesce a mettere in aria Rasoterra, bloccato da Malaspina in tuffo. Era in agguato Orefice, che stavolta non è riuscito a pervenire sulla sfera. Il duello tra Casolare e Liguori, l'ultimo tocco un po' goffo del biancoverde, rimessa con le mani per il Benevento. Undicesimo del primo tempo, 0-0 qui a Prato La Serra. Con le mani Casolare, va giù Barzaghi, calcio di punizione accordato all'Avellino, che disputa quest'oggi, come abbiamo detto in precedenza, l'ultima partita casalinga, e la formazione di Scafa ci tiene a chiudere la stagione regolare in casa con un risultato positivo. Vedremo se ci riuscirà. La formazione biancoverde, fanalino di coda del girone C, con appena 7 punti all'attivo. E quindi si cercherà di evitare la sconfitta nell'ultima gara dinanzi al pubblico amico. Caputo chiude bene l'avanzata, poi però pasticcia e regala palla all'avversario, il cross in area. Orefice ancora una volta non riesce ad impattare il pallone. Il canovaccio è sempre lo stesso, il taglio di Orefice per vie centrali. Si salva anche in questa circostanza Lavellino. In occasione del primo intervento di Orefice c'era stata la segnatura dell'attaccante giallorosso, ma l'assistente ha segnalato la posizione di offside. Calcio di punizione ora per
l'Avellino non c'è stato nessun provvedimento disciplinare. Si riparte da Arcella, all'indietro per Malaspina, l'appoggio per Gargiulo. Liguori voleva la profondità, voleva l'inserimento di Guerriero, attente le maglie beneventane. Ecco il Benevento, Casolare, prestato da Liguori, se la cava Casolare, alla fine riesce a servire il numero 5 Capuani, che gioca con una bendatura all'altezza del polso sinistro. Caputo, rimessa Benevento. Sta per scoccare il quarto tocco di gioco, sempre reti inviolate qui a Prato La Serra. Il palleggio di Cucurullo che però favorisce gli avversari, alla fine c'è l'intervento in chiusura difensiva di Iaquinto in occasione dell'azione di disturbo portata da Ferraro. Non riesce ad avanzare l'Avellino, spazza Rillo, altra rimessa con le mani in favore della squadra irpina. Lotta Guerriero, ancora Guerriero, non riesce a servire il compagno, alla fine ne viene fuori una rimessa laterale per il Benevento, gioco molto spezzettato. Rillo, una serie di palleggi, si distende la squadra del Benevento. Ecco Cavaliere, invita Landaida, il suo calciatore, a puntare l'avversario. Siamo da quest'altra parte, Casolare, non riesce a penetrare Casolare. Buono il lavoro di Liguori in fase difensiva, poi il numero 11 dell'Avellino non riesce a far meglio nel tentativo di avanzata. C'è comunque rimessa per i verdi. Il fallo laterale viene accordato ai biancoverdi. Gesto d'intesa tra l'arbitro e il guardalinee. Ha fugato i suoi dubbi il signor Di Giovanni, concedendo la rimessa con le mani ai padroni di casa. Gioco ancora interrotto, calcio di punizione per il Benevento. Capuani per la formazione sannita, sulla sinistra Rillo, gli si fa incontro Guerriero che viene eluso. Il pallone filtra ma è preda dei verdi con Liguori. Si arrabbiano i tifosi beneventani in tribuna. Altro lancio e altro pallone regalato agli avversari. Rosanova per l'Avellino, palla in aria. La sfera viene catturata dai beneventani. La respinta della difesa biancoverde. Sant'Arpia prova a costruire all'indietro per Rillo. Frulio, Rillo, ancora Rillo, il filtrante per Iaquinto. Ora il Benevento, il movimento di Sant'Arpia, la conclusione al giro e la palla sul palo sinistro. Il destro a giro di Sant'Arpio, immobile Malaspina, il palo ha salvato la formazione di casa. Ci sarà comunque rimessa dal fondo, impressione che la sfera abbia scheggiato il palo esterno della porta difesa da Malaspina. Il rinvio del portiere avellinese, Liguori, porta palla Liguori, serve Cristiano, anticipato Andreozzi, ancora Cristiano, alla fine c'è fuorigioco di rientro, segnalato a Ferraro, calcio di punizione per il Benevento. Casolare. Dunque il palo di Sant'Arpia al sedicesimo del primo tempo. Orefice, l'apertura sulla sinistra, ottima ancora per Sant'Arpia. C'è l'autorete sfortunata di Cosanova al 17° del
Primo tempo, autorete che regala il vantaggio al Benevento, dunque Mazzone Sannita in vantaggio, autorete di Cosanova che si è trovato suo malgrado sulla traiettoria, non è riuscito a controllare il pallone, in quel momento era una scheggia impazzita. Palla in fondo al sacco, vantaggio del Benevento, autogol di Cosanova. Si sblocca dunque il risultato a Prato La Serra, Velino 0, Benevento 1, autorete del numero 3 dell'Avellino, Cosanova, sfortunato nella circostanza. La formazione di Landaida, ora avanti nel punteggio. Eccolo Cosanova, sfortunato protagonista in occasione del gol beneventano, ci prova dalla distanza. Tiro debolissimo, nessun problema per Bruno. Ecco il Benevento con Cucurullo. Bruno. Iaquinto. Avanza Iaquinto. Temporeggia il numero 6. Decide di cambiare gioco. Rilo deve impegnarsi in un piccolo scatto per evitare che il pallone fuoriesca. Lo scambio nello stretto dei calciatori beneventani. Cristiano recupera per l'Avellino. Arcella. Cristiano. Viene fermato Cristiano. Ci sono due calciatori a terra. Gioco interrotto. Il pubblico ha richiamato l'attenzione del direttore di gara che evidentemente non si era accorto di due calciatori rimasti sul rettangolo di gioco immobili. Si sono rialzati entrambi fortunatamente, non sembra nulla di grave. Si riprenderà dalla cosiddetta palla in aria. Benevento restituì la palla agli avversari. Cavaliere all'indietro per Malaspina. Gargiulo. Arcella. Ancora Arcella. Si rifugia in Malaspina che va subito al rinvio di destro. C'è un rimbalzo. Liguori. Punta un paio di avversari, Liguori prova ad accentrarsi, viene fermato regolarmente da Cavaliere. Il tocco di Guerriero ad anticipare l'avversario, ci riprova l'Avellino, Cristiano. Ha cercato l'imbucata per Andreozzi, sempre attenta alla retroguardia giallorossa. Va giù Guerriero, calcio di punizione per l'Avellino. Le scuse di Rillo all'indirizzo dell'avversario, gesto di fair play, lo scatto di Caputo intanto protegge con il corpo Iaquinto, la fuoriuscita del pallone rimessa dal fondo per il Benevento che guadagna qualche secondo. Siamo giunti al 21esimo del primo tempo, la formazione ospite conduce per una rete a 0 sull'Avellino. Sta decidendo l'autorete di Cosanova, intanto qualche superficialità di troppo del Benevento nel disimpegno difensivo, ha rimediato Bruno, anticipato Liguori, rimessa laterale per l'Avellino, incoraggiato dai suoi sostenitori, con le mani è pronto Cosanova, si fa vedere Barzaghi. Pallone buono, sbaglia Barzaghi, ne approfitta Cavaliere, il dribbling di Cavaliere che si districa bene, poi si fa soffiare il pallone da Barzaghi, rimessa laterale per la formazione di casa che opera il primo cambio al minuto numero 22, fuori Caputo, maglia numero 2, dentro il numero 20 De Martino. Dunque primo cambio per la squadra di casa, che cade
al 22esimo del primo tempo, fuori Caputo, dentro il numero 20 De Martino. 23esimo, rimessa laterale per l'Avellino, la battuta Rosanova. Avellino che deve recuperare la rete di svantaggio, allontana Fruglio, orefice intervento di De Martino che tocca il suo primo pallone che però perde, rimettendo in moto gli avversari. Ancora Benevento, Sant'Arpia, entra in aria Rillo, la conclusione, ci sarà corner per la formazione sannita. Fruglio era penetrato in aria, conclusione debole del numero 7 che quasi si scusa con i compagni, poteva far meglio in questa circostanza. Buon per l'Avellino, c'è comunque corner per la squadra giallorossa. Sempre il Benevento, il cross in aria, il colpo di testa di Iaquinto, ma c'è fuori gioco, offside di Iaquinto. Benevento ancora pericoloso, la formazione sannita sta costruendo le azioni migliori dal versante di sinistra. L'Avellino stenta ad arginare. Cristiano avanza, palla ancora per Cristiano, entra in aria, insiste il numero 8 dell'Avellino, Andreozzi va giù, c'è calcio di rigore per l'Avellino, atterrato Andreozzi sul cross rasoterra di Cristiano, opportunità per la formazione di casa. 24esimo, sarà lo stesso Andreozzi a battere, ha afferrato la sfera l'attaccante biancoverde, ha sistemato il pallone sul dischetto, parte Andreozzi, spiazzato Bruno per il pareggio dell'Avellino al 25esimo del primo tempo, parità. Andreozzi su calcio di rigore, riagguanta il Benevento, fallo subito dallo stesso attaccante che con decisione si è portato all'altezza del dischetto e in maniera risoluta ha spiazzato Bruno dagli 11 metri per l'1-1 dell'Avellino. Parità dunque a Prato La Serra, all'autorete di Rosanova che ha portato in vantaggio il Benevento al minuto numero 17. È seguita la trasformazione del calcio di rigore di Andreozzi che ha riequilibrato le sorti del match. Calcio di punizione ora per l'Avellino, gran parte del merito va anche al numero 8 Cristiano che si appresta a battere il calcio di punizione. La sua caparbietà è stata premiata con l'ottenimento del calcio di rigore. Il suo passaggio per Andreozzi, il fallo ai danni dell'attaccante. Ancora Andreozzi che manca il pallone con il destro, ha mancato la girata da buona posizione l'attaccante biancoverde. Avellino pericoloso, ha rischiato l'1-2 la formazione ospite che si è distratta. Fortunato il team giallorosso, nella circostanza non ha impattato il pallone. Andreozzi ha mancato la girata di destro, sarebbero stati guai seri per Bruno. 1-1 ha aperto la serra, ecco Cristiano, si ravviva il match. L'Avellino dà l'impressione di aver ritrovato una certa fiducia nei propri mezzi. Intanto offside segnalato a De Martino. Calcio di punizione per la squadra ospite. Bruno, appoggio per il numero 3 Rillo. Lancio in avanti di Rillo, non riesce ad arrivare su quel pallone Sant'Arpia. Rimessa con le mani in favore dell'Avellino. 27esimo del primo tempo, 1-1 a Prato La Serra, tra Avellino e Benevento. Siamo più o meno a metà strada tra le due città. Casolare prova ad avanzare, ancora Casolare che indietreggia, serve il
numero 6 a Quinto. Ancora Benevento, palla fuori sul fendente di Sant'Arpia al 28esimo, c'è stata quasi l'illusione ottica del gol. Pallone non distante dal palo destro della porta difesa da Malaspina. Ci ha provato alla distanza Sant'Arpia. Di poco, di un soffio, non ha centrato il bersaglio il numero 10 del Benevento, che stava per regalare il nuovo vantaggio ai suoi. Fallo sul numero 8, giallorosso eletto, calcio di punizione per gli ospiti. Per la prima volta pericolosi dopo aver subito la rete del pareggio. Cucurullo, l'incursione, il fallo da Tergo di Barzaghi, stavolta c'è il giallo, primo ammonito del match, capitan Barzaghi dell'Avellino. Provvedimento disciplinare di Giovanni ai suoi danni. E intanto c'è il primo cambio anche per il Benevento. Fuori Iaquinto, fuori Iaquinto, sì, diventa capitano Rillo. Prima sostituzione per il Benevento, vedremo chi è il calciatore subentrato. Aia Quinto, leggermente zoppicante, il numero 6 del Benevento, quindi non si è trattato di un avvicendamento tecnico. Calcio di punizione intanto per la formazione giallorossa, è pronto a battere Cavaliere, il sinistro del numero 11, palla allontanata da Arcella, ancora Cavaliere che la scodella in aria. È regolare la posizione di un beneventano e poi salva Arcella la propria porta, occasione gol per il Benevento alla mezz'ora. L'incursione ci pare del numero 5 Capuani, corner per la formazione giallorossa, altra chance clamorosa fallita dagli ospiti. Altra occasione, ci pare, ancora per Capuani, che sotto misura ha incredibilmente spedito al lato. Al posto di Iaquinto è entrato De Caro, maglia numero 13. Nel giro di pochissimi secondi il numero 5 Capuani ha avuto prima sul destro e poi sul capo la palla del 2-1, la palla del nuovo vantaggio. Un po' le corde ora la squadra di casa, rimessa con le mani che sarà battuta da Casolare. Ancora Casolare, l'impalo lo sfavorisce. Liguori la rimette in avanti. Palla raggiungibile per Andreozzi, rimessa con le mani in favore del Benevento, che si è reso nuovamente pericoloso in almeno tre circostanze dopo che ha subito la rete del pareggio da parte di Andreozzi su calcio di rigore. Ricorderete il fendente pericoloso di Sant'Arpia, poi le due occasioni capitate a Capuani. Avellino si è salvato, la formazione di casa è riuscita a conservare la parità, ma intanto c'è ancora calcio d'angolo per il Benevento che ora preme sull'acceleratore. Tiro dalla bandierina per i Sanniti, ecco l'esecuzione del corner, la traiettoria arcuata, alla fine la palla termina in fallo laterale sull'altro versante senza che Cavaliere potesse pervenire sulla sfera. Rimessa con le mani in favore dell'Avellino, sovrastato Barzaghi, di testa De Caro, Cucurullo,
Ottimo il passaggio per Frulio. Rillo, Frulio. Lo scatto di Rillo, l'intervento in chiusura ottimo di De Martino. Messa laterale per il Benevento, l'anticipo di Arcella. Ecco, ci scusiamo ancora una volta con i telespettatori. Non sono ottimamente leggibili i numeri di maglia del Benevento. Abbiamo qualche difficoltà. Riparte l'Avellino, ora con Liguori. La sovrapposizione di Rosanova. Rosanova dribbla l'avversario, entra in aria Andreozzi! Il colpo di reni di Bruno, risposta ad applausi del portiere beneventano sulla conclusione di Andreozzi. Capovolgimento di fronte, Avellino pericoloso. La squadra di Irpina vicino al gol del vantaggio. Calcio d'angolo per la squadra di casa, vicino al gol del vantaggio con Andreozzi. La conclusione a botta sicura dell'attaccante biancoverde, la risposta di Bruno, ancora Andreozzi che ha provato una conclusione di girata. Rosanova, rimessa laterale per l'Avellino. Il tutto è nato da un'incursione di Rosanova sulla sinistra, che è entrato in aria dopo aver dribblato un avversario. Ha servito Andreozzi che ha provato a piazzare il destro. Conclusione potente ma centrale, che però ha esaltato i riflessi dell'estremo difensore del Benevento Bruno, che ha deviato in corner. Altra rimessa con le mani in favore della squadra di casa. Rosanova ancora con le mani. Il più vicino è Barzaghi, anticipato Andreozzi che guadagna un calcio d'angolo. L'Avellino resta lì davanti, Benevento in trincea. Ora la formazione di Scafa a dar maggior pressione. Dopo un periodo di affanno, la battuta del corner, rincorre la sfera il numero 5 Arcella. Dicevamo, c'è stata una fase in cui il Benevento dava l'impressione di accelerare, per tre volte ha sfiorato il gol del vantaggio. Ora è l'Avellino a menare un po' le danze rispetto agli avversari, è in posizione regolare Gargiulo. La conclusione di destro del numero 6 dell'Avellino. La sfera prima impattato sul rettangolo di gioco e poi è terminata tra le braccia di Bruno. Si è trovato in posizione regolare Gargiulo, dormita della difesa del Benevento. Ora si riaffaccia nella metà campo avversaria la squadra ospite. Attenzione alle incursioni dalla sinistra. Impatta il numero 9 Orefice e da buona posizione manda alto. Intervento a fronte alta, non è Orefice, è Cavaliere. Inzuccata del numero 11 giallorosso, non ha trovato la porta. Il rilancio di Malaspina. Con il trascorrere dei minuti il match diventa molto molto gradevole. Le squadre concedono tanto, occasioni sia da una parte che dall'altra. Si rialza Guerriero, colpito al capo, immediata interruzione del gioco, rimessa con le mani in favore dei verdi di Irpini, anzi no, calcio di punizione. 36esimo al nostro cronometro, 1-1 tra Avellino e Benevento, ma diverse occasioni sia da una parte che dall'altra. La battuta di Arcella, la presa facile di Bruno che ha deviato in corner, la conclusione potente di Andreozzi salvando così l'1-1. Andreozzi sa di essere in fuorigioco e non accenna a rincorrere la sfera. C'è rimessa per la squadra giallorossa, ecco Casolare, gittata di Casolare, colpo di testa di Cucurullo ad allungare. Rimessa per il Benevento, l'anticipo di Barzaghi su Orefice. Casolare, effetto flipper. Frulio,
trovato l'apertura per il compagno Rillo, diventato capitano dopo l'uscita di Iaquinto. Rimessa con le mani per le streghe. La scodellata in aria. Allontana Arcero, la strada che salza a Campanile, lo spiovente raccolto da Andreozzi, che vince il duello in velocità con l'avversario, ma in netto vantaggio su di lui ci sembra Frulio. De Caro. Lancio in avanti di De Caro. Troppo sul portiere. Pallone è di Malaspina. Appoggio corto per Gargiulo. Rosanova. Barzaghi, unico ammonito sinora di questa partita. Rosanova voleva lo scatto di Andreozzi, all'ampiamente fuori dalla portata del numero 9 biancoverde, che ha avuto il merito di trasformare il calcio di rigore che ha portato in parità l'Avellino dopo il vantaggio beneventano scaturito da una sfortunata autorete del numero 3 Rosanova. Altra rimessa dal fondo, 39esimo di gioco, è pronto Malaspina, rilancio, il destro del portiere biancoverde. Il rimbalzo e poi rimessa con le mani ancora per i padroni di casa. All'andata vittoria del Benevento per 1-0. Orefice che sfugge a Gargiulo, che poi commette una plateale irregolarità, ammonizione inevitabile per Gargiulo. Secondo giallo del match, sempre all'indirizzo di un calciatore biancoverde. Gargiulo nell'elenco dei cattivi a fare compagnia a Barzaghi. Altro calcio di punizione per la formazione beneventana. Cavaliere sul punto di battuta, parte Cavaliere, traiettoria arcuata, la respinta di testa, allontana la sfera l'Avellino. Alimenta l'azione per i beneventani Casolare, rimessa per il Benevento, ancora Casolare, sempre il numero 2 che calibra male, palla direttamente tra le braccia di Malaspina. Duplice fischio del signor Di Giovanni, va in archivio il primo tempo, 1-1 tra Avellino e Benevento. Risentirci per il commento dei secondi 40 minuti di gioco. Amici sportivi, alla visione ancora immagini dal campo sportivo Modestino De Cicco di Pratolasera. Sta per iniziare il secondo tempo della partita di calcio che vede contrapposte Avellino e Benevento, derby campano valevole per la 25esima giornata del campionato nazionale Under 17 raggruppamento C. Primo tempo si è chiuso in parità 1-1, vantaggio beneventano al 17esimo del primo tempo causato da un'autorete di Rosanova, il pareggio avellinese con Andreozzi su calcio di rigore al 25esimo. Passiamo subito alla rilettura delle distinte, premettendo che nel corso del primo tempo ci sono stati due cambi, uno per parte. Partiamo dalla squadra dell'Avellino che schiera Malaspina tra i pali, numero 1. Il numero 2 era Caputo, sostituito al 22esimo del primo tempo dal numero 20 De Martino. Poi Rosanova numero 3, Barzaghi 4, Arcella 5, Gargiulo 6, Guerriero 7, Cristiano 8, 9 Andreozzi, 10 Ferraro, 11 Liguori. In panchina siedono Avella, Casale,
Tozza, Bocchetti, Alvino, Tascone, Serpico, Pietrolungo. Allenatore signor Vincenzo Scafa. Il Benevento risponde con Bruno tra i pali, numero 1, 2 Casolare, 3 Rillo, 4 Cucurullo, 5 Capuani, il 6 era Iaquinto, sostituito dal numero 13 De Caro, 7 Frulli, 8 Eletto, 9 Orefice, 10 Sant'Arpia, 11 Cavaliere. In panchina siedono Volzone, Sabatino, Andriano, Pisano, Chiacchio, Pagliuca e Buona Volontà. Allena Juan Manuel Landaida. De Caro del Benevento dalla distanza la presa in due tempi di Bruno, di Malaspina, chiedo scusa intanto. Dirige il match il signor Nicola Di Giovanni, appartenente alla sezione di Caserta, coadiuvato dai signori Luigi Gargiulo di Ercolano e Giovanni Autiero, anche egli di Ercolano. All'indietro Rillo per Bruno, lontano il numero 3 del Benevento, la respinta di Cristiano. Il secondo tempo è iniziato da circa due minuti. Rillo con le mani, lo scatto di Sant'Arpia, rimessa laterale per l'Avellino, con le mani di Martino, subentrato a Caputo, ricordiamo al minuto numero 22 della prima frazione. Rimessa stavolta per il Benevento, diciamo ultimo impegno casalingo dell'Avellino questa stagione regolare. La squadra di Scafa saluta l'impianto di Prato La Serra, l'incursione del numero 11 Cavaliere, la respinta di Malaspino. Cavaliere ha un'altra opportunità e spedisce il pallone sull'esterno della rete. Dopo 2 minuti e 45 secondi, doppia chance per Cavaliere. Il numero 11 non è riuscito a centrare il bersaglio e a riportare in vantaggio il Benevento. Doppia occasione dunque per la squadra ospite, sempre con Cavaliere. Ora Andreozzi deve rispondere alla formazione di Scafa. Traiettoria bassa, pallone è uscito, c'è rimessa dal fondo, non può andare al rinvio Bruno. Riparte la squadra di mister Landaida. Ecco Eletto, si addormenta pure l'Avellino. Riparte il team biancoverde, lo scatto di Andreozzi, palla troppo lunga per l'attaccante biancoverde, la presa di Bruno al limite dell'area di rigore. De Caro avanza il numero 13, cambia gioco, becca Sant'Arpia. De Caro, fallo sul numero 10 del Benevento commesso da De Martino e calcio di punizione per i Sanniti. Due gli ammoniti sinora, entrambi dell'Avellino, trattasi di Barzaghi e Gargiulo. E lo stesso Sant'Arpia che andrà a battere il calcio di punizione, due gli uomini in barriera sistemati da Malaspina, trattasi di Cristiano e Guerriero. È pronto Sant'Arpia dunque a battere il piazzato, il destro numero 10 del Benevento. Ci sarà rimessa dal fondo, anche se l'impressione è che con la spalla l'abbia toccata Arcella, questa è la nostra impressione. Direttore di gara e anche il suo assistente assegnano rimessa dal fondo a beneficio dell'Avellino. Cristiano cicca il pallone, Benevento riparte, triangolazione tra Sant'Arpia e Cucurullo, fermato Cavaliere. Frulio, Cavaliere, la posizione del numero 9 Orefice è irregolare. Orefice, a cui è stata annullata una rete nel corso del primo tempo, sempre per posizione di fuorigioco, quando si era sullo 0-0. Il rilancio di Malaspina,
si accontenta della rimessa laterale Rillo del Benevento, che si appresta a rimettere il pallone in gioco. Svetta di testa De Martino, Cucurullo, Rillo, Cavaliere, avanza Cavaliere, Orefice allarga sulla destra per un compagno, ancora palla per Cavaliere, poi dalla distanza ci trova Cucurullo e palla alta. Sesto, sempre 1-1, sempre parità. A Modestino De Cicco di Prato La Serra. Discreta presenza di pubblico sugli spalti per questo derby che si gioca praticamente a metà strada. Prato La Serra, Comune Irpino, equamente distante da Avellino e Benevento. Tocco di mani di De Martino, calcio di punizione per il Benevento, che ha sicuramente iniziato con minor piglio questa ripresa. Calcio di punizione per la formazione giallorossa, che con Cavaliere nel giro di pochi secondi ha avuto due buone opportunità. Il numero 11 di mister Landaida non ha avuto la freddezza, la lucidità necessaria per battere Malaspina. Rimessa dal fondo per l'Avellino. Al rilancio il portiere biancoverde, di testa la colpisce Andreozzi. Cucurullo per il Benevento, cercare lo scatto di Sant'Arpia, lo attende al varco De Martino, palla al centro per Sant'Arpia, palla invitante del numero 10 beneventano, su cui Orefice non è riuscito ad impattare. Arcella può impostare per l'Avellino, il colpo di testa da parte di Frulio, rimessa con le mani in favore della squadra ospite. Ecco la battuta della rimessa laterale, allontana Rosanova, palla direttamente in fallo laterale, altra rimessa con le mani in favore dei giallorossi. Cucurullo vince il contrasto. E ecco il Benevento, si allarga sulla sinistra Rillo, all'indietro per Frulio, la verticalizzazione Sant'Arpia, palla per il numero 11, Cavaliere, che stavolta non sbaglia. Bella esecuzione del numero 11 giallorosso, sorpreso Malaspina. 2-1 per il Benevento al nono della ripresa, nuovo vantaggio sannita con la conclusione di Cavaliere, che stavolta non ha fallito l'opportunità capitatagli, ma la spina leggermente fuori dai pari. Intanto out per l'Avellino Guerriero, la squadra irpina è di nuovo sotto nel punteggio, ha raddoppiato per il Benevento Cavaliere, fuori Guerriero per l'Avellino. È il minuto numero 9 del secondo tempo, dentro il numero 17 Tascone, che ha subito toccato palla ma ha errato l'assist per il compagno. Benevento ha legittimato una certa superiorità in questa primissima fase del secondo tempo, è pervenuto al gol e al nuovo vantaggio con Cavaliere. Intervento di De Martino su Sant'Arpia, altra rimessa con le mani per la squadra ospite. Cucurullo, Cucurullo di sinistro, il diagonale che si perde a lato. Buona iniziativa di Cucurullo,
che nello stretto ha dribblato l'avversario e poi la conclusione di sinistro si è spenta al lato in maniera abbondante. Anticipato Cristiano, Benevento cresce col trascorrere dei minuti. Aria liberata. Intervento risolutore di Capuani, messa per l'Avellino. Ora deve riacciuffare la parità la squadra di casa. Cristiano, Tascone, recupera palla Tascone, va indietro per De Martino, facile la presa di Bruno. Undicesimo della ripresa, Avellino 1, Benevento 2. Ancora Cavaliere, c'è fuori gioco però, calcio di punizione per l'Avellino, riparte con Barzaghi, Tascone, ancora Tascone, fermato, retropassaggio, beneficio di Bruno, non è pressato, l'estremo difensore Sannita, De Caro, Frulio, ancora De Caro, a cercare ancora lo scatto di Santarpia, si rinnova il duello con De Martino, Santarpia, il cross, ha colpito il palo, Santarpia, secondo Legno beneventano nel corso di questa partita, è sempre Santarpia a centrare il palo sinistro della porta difesa da Malaspina. Aveva francobollato il legno sinistro per la prima volta nel corso del primo tempo. Cambio per il Benevento. Uscito un calciatore beneventano che ha avuto anche un gesto di insofferenza, di stizza. Dentro il numero 17 Chiacchio per il Benevento. Visibilmente contrariato per il cambio il calciatore beneventano. Non sappiamo però, non siamo riusciti a capire di chi si trattasse. Dovrebbe essere il numero 8. Abbiamo difficoltà nella lettura dei numeri delle maglie beneventane, cross al centro, la palla che attraversa tutta l'area di rigore, la recupera Santarpia, mobilissimo nel corso di questa ripresa, ancora Santarpia che la rimette in mezzo, sbaglia sul palo più lontano il Benevento, sul cross di Santarpia la formazione sannita ancora pericolosa, tredicesimo del secondo tempo, si salva l'Avellino, occasione capitata, non è entrato Chiacchio. Calcio di punizione per l'Avellino. È cresciuto nettamente Santarpia, il numero 10 giallorosso del Benevento, che sta mettendo in seria difficoltà la formazione biancoverde e Tascone al centro, anticipato Andreozzi, non riesce a concludere verso la porta Liguori, palla scaramente addirittura all'altezza della nostra postazione. Le azioni pericolose dei beneventani anche nel corso della prima frazione di gioco sono tutte scaturite dal versante sinistro. È un fuorigioco intanto Tascone, la girata del numero 17 nulla perché il gioco era già stato interrotto. È scoccato il quarto d'ora di gioco della ripresa, Benevento in vantaggio in casa dell'Avellino per 2-1. Bruno, riparte il Benevento. De Caro, si distende la formazione ospite,
Il palo favorisce il Benevento, ancora Chiacchio, Santarpia, non impeccabile nel controllo, la rimette in mezzo Santarpia. La presa di Malaspina che si è proteso e ha fatto suo il pallone, il rilancio del portiere del Benevento. Il rimbalzo del pallone, Andreozzi, tiene palla Andreozzi, ha provato il sombrero sull'avversario, tascone per l'Avellino. Cristiano, il cross di Cristiano, palla respinta da Capuani, il break giallorosso portato da Chiacchio. De Caro elude benissimo gli avversari, ancora De Caro, che mobilità, lancio in profondità per Chiacchio, gioca bene il Benevento, Santarpia, il destro e il gol di Santarpia per il 3-1 dei Sanniti al sedicesimo. Ripartenza da manuale dei beneventani, il gol di Santarpia. Benevento triplica al sedicesimo della ripresa, il numero 10 sigla il gol del 3-1. Merita la soddisfazione personale Santarpia, tra i migliori in campo. Avellino dà l'impressione di aver tirato i remi in barca. Netta la supremazia beneventana nel corso di questa ripresa, a dispetto dell'equilibrio persistente dei primi 40 minuti. Lo scatto di Santarpia, in take il scivolato Arcella, allontana Cristiano, è in posizione regolare Ferraro, lancio in profondità per Andreozzi, gli passa davanti De Caro, ecco Frulio, è in fuori gioco Santarpia, calcio di punizione per l'Avellino, anche se c'è la battuta della rimessa laterale. Lancio di Arcella, è offside, 2-17 Tascone, 18esimo, 3-1 per il Benevento. Rimessa dal fondo, palla per Frulio, ora gioca sul velluto la formazione di Landaida, in faula laterale la spedisce Gargiulo, rimessa con le mani in favore delle streghe che stanno conducendo per 3-1. Cavaliere, ancora Cavaliere, pallone che gli viene sottratto, lo scatto di Andreozzi, lo aggira benissimo Capuani, con eleganza Capuani, sbaglia il controllo Frulio, Marino però non riparte. Di testa Rosanova in faro laterale, non si è ancora resa pericolosa la squadra di casa nel corso di questi primi 19 minuti del secondo tempo. Due gol per il Benevento, almeno un altro paio di occasioni per la squadra sannita, che ora sta legittimando il doppio vantaggio nei confronti dei cugini di Irpinia. Corner per i giallorossi, con la battuta del calcio d'angolo, palla in aria, il colpo di testa di De Caro da distanza ravvicinata, palla alta, Benevento che sfiora il poker con De Caro, lasciato libero di colpire, l'inzuccata del numero 13 beneventano ha sorvolato di poco la traversa. Rillo, Benevento assoluto padrone del campo, Avellino a Naspa, ancora Rillo che beffa De Martino, torna su di lui il numero 20 biancoverde, di sinistro ci prova Cucurullo, è palla altissima, sfera che si è persa nel parcheggio
che costeggia l'impianto sportivo De Cicco di Prato La Serra, e quest'oggi ospita l'ultima partita casalinga dell'Avellino Under 17 nel corso di questo campionato, che vede i biancoverdi ultimi in classifica con soli 7 punti. Cristiano dalla distanza e palla al lato. Si è rialzato intanto, o perlomeno sì, in questo momento si rialza il numero 17 giallorosso Chiacchio, colpito duro in un precedente contrasto giudicato regolare dall'arbitro. Riparte il Benevento con De Caro. Ecco Chiacchio, Cucurullo, Barzaghi, perde palla Barzaghi, Rosanova di sinistro, Liguori mantiene buono il pallone, lo mantiene giocabile, all'indietro per Rosanova, intervento di De Caro, ancora De Caro. Beffato il numero 6 Gargiulo, ma c'è fallo di mani commesso da un calciatore del Benevento. Poteva starci anche il giallo in questa circostanza. Il fallo che dovrebbe essere stato commesso da Orefice. Fallo ora ai danni dell'altro attaccante Andreozzi. Calcio di punizione per l'Avellino, che deve provare a rientrare in partita. Va giù Tascone, altro piazzato per la formazione biancoverde, che proverà ora ad accorciare le distanze e a giocarsi il tutto per tutto nella restante parte, nella residua parte del secondo tempo. 22esimo, poco più della metà della ripresa, il Benevento conduce per 3-1 sull'Avellino. La battuta del calcio di punizione è uno schema. Altro calcio di rigore per l'Avellino. Ammonito Capuani, che ha sgambettato Andreozzi. Secondo calcio di rigore per l'Avellino, opportunità per la squadra di casa di accorciare le distanze e di portarsi ad una sola lunghezza dal Benevento e rientrare così in partita e dare maggior sale. Fuori Gargiulo per l'Avellino, dentro Tozza, maglia numero 14. L'Avellino può rientrare in partita, può rendere più avvincente il finale di match se Liguori trasforma questo calcio di rigore, il secondo di giornata accordato agli Irpini. Parte Liguori in rete, 2-3 ora, è il 24esimo. Palla indirizzata nell'angolino basso alla destra di Bruno. Avellino 2 ora, Benevento 3. Al 24esimo del secondo tempo, Liguori dimezza lo svantaggio. Qualche altra timida protesta da parte del Benevento. Si riprende a giocare dunque sussulto biancoverde, 2-3 qui a Prato La Serra. Cristiano, vedremo se la formazione di Scafa acquisirà nuova linfa, nuovo entusiasmo per provare a recuperare il derby e chiudere dunque con un risultato positivo la stagione regolare tra le mura amiche. De Martino, palla direttamente in area beneventana, amministra Bruno, battuto per la seconda volta dal dischetto nel corso di questa partita. Prima Andreozzi e poi Liguori. Nulla da fare in entrambe le circostanze per l'estremo difensore beneventano.
classe 2000. Chiacchio riesce a servire il numero 7 Frulio, ancora Chiacchio, appoggio per Frulio, ha provato la finezza, calcio di punizione per il Benevento, tocco di mano di Tozza, punizione per i Sanniti, batterà il numero 3 Rillo. Il sinistro di Rillo, palla in aria, non si accontenta della rimessa dal fondo De Martino, vuole ripartire, vuole sveltire i tempi, il calciatore bianco-verde. Ecco Santarpia, deve vedersela con Arcella. Santarpia conserva il possesso del pallone, alle calcagna, lo disturba numero 14 Tozza, ancora Benevento, rincorrono il 2 il pallone, alla fine c'è rimessa dal fondo per l'Avellino che ci crede, vuole riagguantare la parità, vuole rimontare dall'1-3, sinora ci è riuscito parzialmente, 2-3. Riecco il team di Scafa, Ferraro, lo scambio con il compagno, la respinta di Bruno, Avellino pericoloso, si infiamma il pubblico avellinese, Cristiano, il colpo di tacco per Liguori, ancora Liguori, dribba un avversario, la profondità con Andreozzi che riesce a ricavare uno spazio, Cristiano, il cross a mezza altezza, palla in aria, Tascone, la respinta di Bruno, che emozioni a Prato la Serra, si è riavvivato il derby, Avellino vicino al gol del 3-3. Adesso la formazione di casa a menare le danze, è bastato il calcio di rigore trasformato da Liguori per sovvertire almeno dal punto di vista psicologico il match, e la squadra di casa, e rete, ha pareggiato l'Avellino, Arcella, sotto misura la freddezza del numero 5 dell'Avellino, e la squadra di Scafa ha riagguantato la parità. Stavamo dicendo del fatto che il gol del 2-3 aveva rivitalizzato la formazione di casa, e puntualmente Arcella ha confermato quanto stavamo dicendo, l'Avellino ha pareggiato, è il 28esimo del secondo tempo, il numero 5 si è ritrovato il pallone tra i piedi, ha scaraventato in porta, facile, sfruttando anche la dormita della retroguardia beneventana. Ora Tascone, sulla conclusione pericolosa, la deviazione di Bruno e il calcio d'angolo da cui è scaturito il pareggio dell'Avellino. Adesso Santarpia, la rabbia beneventana, Santarpia dribbla Tozza, Santarpia traiettoria bassa, la salva Malaspina, chance per il Benevento, la partita è bellissima, il pubblico si sta divertendo, si è rinfiammato il derby, il Benevento che sembrava padrone del campo, che sembrava aver messo al sicuro il risultato sull'1-3, posizione irregolare di Santarpia, diciamo Benevento che sembrava in pieno controllo del match, il ritorno dell'Avellino che è riuscito a pareggiare rimontando dall'1-3 fino al 3-3, ed ora 10 minuti di passione qui a Prato la Serra. L'Avellino è rientrato in partita ed ora il match è aperto a tutte le soluzioni. E si accende una mischia che vede il protagonista Cosanova,
tensione in campo. Peccato perché la gara era stata sostanzialmente corretta. La terna arbitrale ha il suo bel da farsi per riportare la calma sul rettangolo di gioco. C'è ancora tensione. Si discute animatamente. Adesso vedremo quali provvedimenti disciplinari riterrà di adottare Di Giovanni. Il tutto è scaturito da un battibecco della Velinese Cosanova con un avversario. Medicato Cosanova. Giallo per Rosanova ed il numero 4, ci pare Cucurullo, due espulsi, squadre ridotte in 10, espulsi Rosanova per l'Avellino e Cucurullo del Benevento. Squadre ridotte in 10. La cosa più importante è che sia ritornata in campo una certa calma. Discute con Scafa, il direttore di gara. Viene allontanato il tecnico . Dunque due espulsi, poi tensione in campo, peccato perché il match era stato sostanzialmente corretto. L'importante è che tutto stia rientrando e che si possa continuare a giocare. Siamo sul 3-3. Tra Avellino e Benevento, due espulsi dunque nel bailam che si è creato. Rosanova per l'Avellino e Cucurullo per il Benevento. Calcio di punizione per i Sanniti che hanno subito la rimonta avellinese. Il palleggio di Rillo, palla allontanata, cavaliere per Rillo, il cross del beneventano, la presa sicura di Malaspina. Il rilancio del secondo difensore biancoverde lascia rimbalzare il numero 5 Capuani, la presa di Bruno sul disturbo dell'avversario. Rillo, Arcella, Barzaghi, avanza il capitano biancoverde Andreozzi, Cristiano, Sant'Arpia, ad anticipare Tozza, Chiacchio, l'intervento di Liguori, Chiacchio ritorna sul pallone, calcio di punizione per il Benevento, la scorrettezza segnalata dall'assistente del signor Di Giovanni di Caserta. 5 minuti al 40esimo, ma ci sarà abbondante recupero per il tempo che si è perso a causa dei momenti di tensione che si sono avuti. Fuori gioco intanto segnalato ad un calciatore del Benevento che si è ritrovato a tu per tu con il portiere avversario, anche se il colpo di testa era stato ribattuto da Malaspina. Trattavasi di De Caro.
Il programma della penultima giornata prevede Salernitana Roma che si è già disputata ed ha visto la vittoria dei Capitolini in casa di Granata per 2-1, poi Ascoli Frosinone 1-0. Quest'oggi Avellino Benevento, Crotone Napoli, Perugia Palermo, Latina Pescara, Bari Ternana. La classifica vede il Palermo in testa con 60 punti, Roma 55, Napoli 41, Pescara 40, Ascoli 38, Ternana 34, Crotone 33, Frosinone 31, Bari e Benevento 29, Perugia 28, Salernitana 26, Latina 21, Avellino 7. In questo momento il Benevento sale a 30 e l'Avellino ad 8. Il prossimo turno, l'ultimo della stagione regolare, prevede Napoli-Ascoli, Palermo-Avellino, Benevento-Bari, Ternana-Crotone, Frosinone-Latina, Roma-Perugia e Pescara-Salernitana. Nel corso di questo campionato l'Avellino ha vinto un'unica partita, ne ha pareggiate 4, ne ha perse 19, il Benevento ne ha vinte 8, ne ha pareggiate 5 e ne ha perse 11. In tema di reti fatte, l'Avellino ne ha siglate 17, il Benevento 26. Per ciò che riguarda le reti subite, 59 l'Avellino, peggior difesa del torneo, 42 reti subite dal Benevento, prima ovviamente di questa partita. Adesso l'Avellino ne ha siglate 20 e ne ha subite 62, il Benevento ne ha siglate 29 e ne ha subite 45. Palla ribattuta da De Martino. Avellino che giovedì prossimo sarà impegnato in amichevole alle ore 17 allo stadio comunale di Consola della Campania. La squadra di Scafa incontrerà una rappresentativa locale degli allievi. Calcio di punizione per il Benevento, 37esimo, 3 minuti. Allo scoccare del 40esimo, più immaginiamo abbondante recupero dalla distanza, ci prova Cavaliere, palla alta, si resta sul 3-3. Rimessa dal fondo, battuta da Malaspina, lascia scorrere Rillo. Lottano Tozza e Sant'Arpia, il tocco di Rillo ad anticipare l'avversario, il colpo di testa di Barzaghi, a lungo per Andreozzi che prova ad involarsi, Andreozzi l'appoggio per Tascone, la sotterra sul fondo, Avellino pericoloso. Bravo Tozza, stagli vicino Tozza. Rimessa dal fondo, Bruno alla battuta, ha rischiato il Benevento. Cristiano, anticipato Andreozzi, la presa di Malaspina tranquilla. Un minuto al 40esimo più recupero. Ricordiamo i nominativi della terna designata a dirigere questo derby: l'arbitro è il signor Nicola Di Giovanni, appartenente alla sezione di Caserta. Gli assistenti sono Luigi Gargiulo di Ercolano e Giovanni Autiero di Ercolano. Palla ancora nella disponibilità di Malaspina, protetto dai compagni. Dai, tanto non ci fermiamo adesso, dai, è finita! Allontana il portiere dell'Avellino che ha provato a servire Andreozzi. Ecco il Benevento, Rillo. Tozza anticipa l'avversario, non riesce a rendere giocabile il pallone Cristiano, messa laterale per il Benevento. Squadra giallorossa non è riuscita a conservare il doppio vantaggio, allontana Arcella, palla in faro laterale, gli assalti delle streghe, ecco Cavaliere. Reclama quasi l'irregolarità del Benevento, lascia correre l'arbitro,
insiste la squadra ospite di testa tozza, De Martino, Ferraro. Non serve nessun compagno, Ferraro. Ecco Bruno ad alimentare l'azione per la sua squadra. Lo scatto di Rillo, lo rincorre Arcella, Rillo nell'aria piccola, palla allontanata, si immola De Martino. Benevento ad un passo dal gol del 4-3, ha fallito Sant'Arpia, ha murato De Martino, Avellino si salva, deve stringere i denti alla formazione di Scafa, corner per i beneventani, palla respinta. Allontana Andreozzi, Tascone, Cristiano, prova il contropiede la squadra di Scafa. Liguori, De Martino, Capuani allontana, Barzaghi allarga sulla destra per Tozza, ci prova l'Avellino. Ferraro, alza la testa Ferraro, Cristiano, palla respinta, De Martino, azione di disturbo di Orefice, lascia correre il direttore di gara, colpo di tacco che favorisce l'avversario, ultimo tocco di un beneventano, rimessa con le mani in favore dell'Avellino. Due minuti di extra time, sinora siamo all'82esimo. Ricordiamo che nel campionato nazionale under 17 ogni singola frazione ha la durata di 40 minuti. Andreozzi, si incarta Andreozzi e finisce col commettere fallo, calcio di punizione per il team giallorosso. Sul punto di battuta il solito Cavaliere, la battuta di Cavaliere, la respinta di pugni di Malaspina, rincorre il pallone numero 3 Rillo, la rimette in mezzo, Arcella di testa a liberare l'area, Sant'Arpia lotta, ancora Arcella, rimessa per il Benevento che tenta gli ultimi assalti. Tanto rammarico per la squadra ospite che vede sfuggire l'opportunità di vincere il derby esterno con l'Avellino. Attenzione però perché non è finita, Rillo, la murata di Barzaghi, tipice fischio del signor Di Giovanni. Applausi per tutti, che bel derby qui a Prato La Sera. L'Avellino ha avuto il merito sull'1-3 di non disunirsi, la squadra di Scafa è riuscita ad agguantare il 3-3 che decreta il derby tra Avellino e Benevento qui a Prato La Sera. Dunque parità tra Irpini e Sagniti. Avellino Under 17 dunque saluta il pubblico amico con un esaltante pareggio in rimonta con il Benevento. Dall'impianto sportivo Modestino De Cicco di Prato La Sera è tutto, Mimmo Ascolesi al commento, Alfonso Iannone alla telecamera. A risentirci ai prossimi eventi sportivi di Avellino TV.